Ciao a tutti, io e Piccettino siamo qui perché oggi vogliamo parlarvi di fantasy. Vogliamo parlarvi di un fantasy particolare che giunge ben al suo secondo numero, ovvero Forza. E si legge Forza. Eroismo, magia e avventura. È una pubblicazione strana della Sergio Bonelli, è una pubblicazione che a me sta convincendo e ora vediamo di spiegarvi un po' il perché. Il primo numero era quasi tutta una novità, nel senso, vieni su, là. Dai. Il primo numero, dicevo, era quasi tutto una novità. Questo perché conteneva, sì, la prima storia in due parti, reale e lunga, e poi quell'intro che avevamo già visto. Questo invece è totalmente inedito. Partiamo subito. Già, là su, Già che abbiamo questo verde che mi fa impazzire, sto verdone qua, che è veramente bello. E abbiamo il formato, ovviamente, quello dei Bonelli per ragazzi, anche se Foruz è un po' meno per ragazzi, però ne ci arriviamo a tempo debito. Abbiamo la copertina che, come sempre, ha quattro mani: Cristiano Spadoni e Roberto Recchioni. Cosa posso dirvi? Spadoni avrà fatto, immagino, la parte più realistica, che è veramente bella, questa barca semi quasi vichinga, fighissima tra l'altro. E il Robe, il nostro amato Robe, che ovviamente avrà disegnato i personaggini. Ecco, devo essere sincero. Una volta glielo chiesi, mi disse di no, oggi glielo richiederei volentieri se avesse voglia di fare una storia breve del color disegnata da lui. Glielo chiesi qualche anno fa, mi disse no, chissà se oggi invece cambierebbe idea. Però nel frattempo mi accontento di vederlo all'opera sui Foruz. Che cosa succede? Che abbiamo lo stesso, tra virgolette, stile del primo, ovvero una storia lunga divisa in due parti, che anche questo non l'ho capito bene perché devono dividere in due parti, comunque è una storia sola divisa in due parti. E una breve. La breve è molto particolare. Partiamo dalla prima. Si chiama Navi nella nebbia. E questo già lo sappiamo. Queste navi nella nebbia ci vengono raccontate da Federico Rossi Endrighi, Edrighi, scusate, e Riccardo Torti ai disegni con i colori di Andrea Dominicis. Cosa posso dirvi? È in continuity, nel senso, nel primo numero hanno salvato questa principessa. Ora, questa simpatica principessa, che rutta già come un'avventuriera veterana, come ci fa notare il nostro Barba, praticamente la devono portare, devono capire perché era successo quello del primo numero. Non vi faccio spoiler perché ve lo dovete leggere. E eccola qui, la nostra amata principessina in mezzo ai Foruz che magnano. E hanno chiesto praticamente asilo a questo eroe, a questo, diciamo. Come si dice, questo qui è una specie di eroe da poema che racconta una storia, questo poema, e lui praticamente è il reggente di questo porto, porto che purtroppo è avvolto nella nebbia. Infatti, qui le navi nella nebbia. Qual è la cosa migliore che si può fare? Indagare. Io devo salpare dal porto, i Foruzzi devono salpare dal porto. Qual è la cosa migliore con la nebbia? Indaghiamo, perché se la nebbia, che se ce ne liberiamo, riusciamo a partire e andare avanti nella storia. Cosa posso dirvi? Questo è un incipit molto semplice. Leggendo questa storia mi sembra di essere tornato indietro di tanti anni, quando eravamo, quando facevo il militare nelle sere di fureria, che giocavamo a D&D, che c'erano avventurette come quest minime, perché sai, non potevi fare 2 anni di campagna. Era divertente. E questo mi ha ricordato proprio la campagna di D&D, no? Piccola, perché alla fine devi scoprire perché c'è questa nebbia. Poi c'è la macrotrama che va avanti. Ed è molto divertente perché poi i personaggi sono molto fighi. Il linguaggio è molto veloce, ma nello stesso tempo molto, molto sul pezzo. Cioè, non è infantile, ma non è nemmeno una cosa così impegnativa. Cioè, non è Il Signore degli Anelli, ma non è neanche Geronimo Stilton. È una cosa molto carina e mi piace tantissimo. Tra l'altro, continua questa meraviglia grafica, perché mi piace moltissimo l'effetto che fa tra iperrealismo e i Foruz, che sono i personaggi, non solo i Foruz, tutti i personaggi che sono disegnati alla maniera deformed, che secondo me potrebbe diventare, tra virgolette, un nuovissimo stile. Voglio farvi vedere queste qui, che sono bellissime. Le battute sono fantastiche, il gruppo è meraviglioso. E vabbè, inutile dirlo che io parteggio per Viola, mi piace moltissimo, anche se Barba ha il suo perché, soprattutto il sorriso di Barba. Eccoli qua i miei due preferiti. E insomma, è molto molto interessante, molto molto divertente. Abbiamo magie, abbiamo avventure, abbiamo disegni anche di un certo livello. Guardate questo vecchio di squalo della nebbia, che bello che è! Cioè, quindi proprio c'è una qualità dietro non indifferente. Ho fatto vedere solo la prima storia.
anche qui non ho ben capito perché le storie devono fermarsi a un certo punto e poi riprendere dopo un editoriale. Ed è molto bello, voglio farvi vedere, ecco, l'atterraggio della nave, perché è una delle cose più belle. Sì, proprio l'atterraggio, non ho dato una boiata, poi quando lo leggerete capirete. Insomma, c'è una macro trama che si sta dipanando, che bellissima l'immagine, scusate, devo farvela vedere. È bellissima l'ultima pagina in cui ci viene detto, che è un onore aiutare la prescelta, che è la regina. Lei chiede cosa è prescelta, glielo sta spiegando. Misticamente si riparte senza sapere, una cosa fighissima, cioè divertentissima, io ho riso tantissimo. Insomma, la prima storia, che è quella diciamo macro fondamentalmente, quella che porta avanti la trama, è divertente, è ben scritta, ricorda una campagna di D&D al 100%, cioè ragazzi è proprio bella da avere, da leggere, insomma ti dà soddisfazione. L'ultima diciamo storia, quella corta, si chiama Ampio Castello, finemente ristrutturato, occasione. Sempre Edrighi ai testi e Giulio Rincione a disegni e colori. E ragazzi, Giulio Rincione si nota lontano 1,5 km. Quindi abbiamo per la prima volta i Foruz che sono praticamente disegnati da Rincione. E me ne cascasse il mondo, io sono straconvinto che verde sia Recchioni. Dal pizzettone, sì. È Recchioni, secondo me è lui. Penso di essere smentito, però animo direi che è lui. E che posso dirvi? È bellissimo. Abbiamo Echi Cthulhiani, Lovecraftiani, lo potete vedere. Ed è una storiella molto carina, molto simpatica. Non proprio semplicissima, cioè è semplice da leggere, ma non così semplicistica nello svolgere. Proprio ha un suo perché, è molto bella. I disegni sono di una magnificenza incredibile, anche se onestamente staccano un po' con lo stile che Foruz ci aveva dato, nel senso che i Foruz sono disegnati esattamente con lo stile della storia intera, quindi è un po' diverso e sembra strano, ma quasi stona, perché siamo abituati in tutte le storie che abbiamo visto fino adesso, due lunghe e una corta, oltre a questo, ne è mille, però due lunghe e una corta, a vedere realismo e i Foruz disegnati in quel modo. Qui invece i Foruz si amalgamano un po' con la storia, quindi forse secondo me si perde un po' quella piccola caratteristica, diciamo, della serie, caratteristica, quella che penso sia una caratteristica della serie. Però, ragazzi, abbiamo una meraviglia di tavole. Veramente belle, belle, belle. Insomma, storia ovviamente presa a sé stante, divertente, leggibilissima. Insomma, Foruz è una pubblicazione che a me sta piacendo. Completa questo pacchetto da 3 euro e mezzo, gli editoriali. Vabbè, Riccardo Torti vince a mani basse con l'editoriale su D&D, sulla nascita di D&D. Cioè, questo fumetto è figlio di D&D, ma al 100%. E sì, è uscita la 5, che secondo me è molto bella, tra l'altro, anzi, semplifica molto. La 4, no, D&D è nato nel 1974. Sono uscite varie versioni, l'ultima attuale che è uscita l'anno scorso si chiama 5, che è secondo me il perfetto connubio tra agilità e casini dadistici, perché la 4 è un gioco di miniatura, è un'altra roba praticamente. La 3,5, che è quella più tra le 3 e 3,5, sono le più famose, io le conosco molto bene, ho giocato molto a 3,5, ma erano troppo complicate, con mille modificatori. Quindi sì, sono d'accordo anche io, la 5 è molto bella. Comunque ci spiega un po' come è nato D&D ed è vince a mani basse. Robbe ci presenta ovviamente la sua parte, quindi è cinema e TV. E ragazzi, il Duca. Ebbene sì, Labyrinth. Forse uno dei film fantasy più cupi, oscuri, pazzi che siano mai usciti. Cioè, secondo me è bellissimo Labyrinth. Anche se la storia fantastica ha un pelo sopra, secondo me. Però, vabbè. Labyrinth è comunque un capolavoro da vedere. Se non l'avete mai visto, recuperatelo perché è fantastico. Ed è molto molto bello. Quindi mi piace molto questo suo, diciamo, approfondire questo film, cioè partire con qualcosa che effettivamente, non dico che è misconosciuto, perché dentro non è un film misconosciuto, però è un film, secondo me, un po' passato in sordina oggi. E mi fa piacere che lo recuperi. Abbiamo il terzo editoriale che va invece in chiusura della prima storia, che è Muscoli, cattive maniere di Michele Montenapoleone. E abbiamo Robert Howard con Conan il Barbaro, il nostro cimmero preferito.
Cosa dire? Conan è carina, è molto carina. Si dice un po' come si chiama, storie, mica storie. Ci dice che finalmente è uscita un'edizione Mondadori che raccoglie tutto, il tuttabile, mi fa molto piacere che Conan il Barbaro mi piace, anche se il suo prototipo, che era Kull il Conquistatore sempre di oro, mi piaceva un po' di più. Per inciso, Conan il Barbaro era interpretato al cinema, fu interpretato da Arnold Schwarzenegger, top, e Kull il Conquistatore da Kevin Sorbo. Chi se lo ricorda è Hercules, dai, tutti l'avete visto, ditemelo. Ed era una figata. Comunque, cioè, Forruz per me è quasi un buttarmi in quelle cose che facevo da ragazzo, in quei pomeriggi passati a fare tiri salvezza, in quei pomeriggi sperando che non venisse un fallimento critico. L'unico uomo che saltando su un muro con agilità meravigliosa si infila una picca di un goblin, no, di un, mi ricordo se era un orco, boh, che era lì fermo immobile a dormire, cioè mi sono autoucciso facendo dei tiri di merda a D&D. Questo è bello, cioè mi piace, cioè Forruz mi riporta a quei tempi. Che poi in realtà non è un gioco di ruolo, non è un libro interattivo, è una storia a fumetti, però mi piace, mi ricoinvolge in quella, mi fa tornare adolescente. Ok, diciamolo subito, non è per tutti. Cioè Forruz è una pubblicazione che smuove il nerd che sta dentro ciascuno di noi, che smuove quella voglia di ributtarsi in avventure semplici ma non semplicistiche, con protagonisti che si caratterizzano con poco, ma che in realtà sono un mondo da scoprire. Insomma, secondo me Foruz è una bella bella pubblicazione. Ovvio, il giochino oggi funziona. Non so se sulla lunga possa portare a stanchezza o momenti di incriccamento del sistema. Questo io non lo so. Ad oggi, dopo due volumi, Foruz lo considero una bella pubblicazione. Per ragazzi, per ragazzi meno ragazzi, per quelli che erano ragazzi ma dentro si sentono ancora ragazzi, insomma, è un mensile da 3 ore e mezzo che si porta in borsa tranquillamente. Vi dico che ha sopravvissuto al diluvio universale che mi sono beccato, quindi anche di buona qualità, ha le unghie nella gamba, no? E basta, direi. Direi che il 9 maggio l'avventura continua con il Dedalo e lo specchio. Posso dirvi una cosa? Provateci, dai. Fateci un salto, recuperate l'1 magari in fumetteria che vi date un'idea generica e poi magari il 2, perché vi farà, cioè per noi ex trentenni, diciamo, Foruz è un salto nel passato, ecco, Foruz è i pomeriggi a tirare di 20, fantastico. Vi dico, provateci, ciao a tutti, baci e abbracci e alla prossima se Alan non mi finisce di squartare la gamba, ciao!